La fissazione è un meccanismo di difesa simile alla regressione. Freud aveva strutturato un sistema dello sviluppo della patologia e della sofferenza dell'uomo come ancorata alle prime fasi di sviluppo. Quindi aveva pensato che il bambino, organizzato attraverso i desideri sessuali o libidici, passava diversi stadi della sua organizzazione appunto libidica. C'erano stadi primitivi che poi evolvevano in stadi più evoluti. Freud spiegava appunto la malattia mentale come una fissazione ai vari stadi di sviluppo, no? E quindi la fissazione è un meccanismo per il quale la psiche rimane ancorata a uno stato di sviluppo primitivo e questa fissazione impedisce l'evoluzione verso stadi di sviluppo più evoluti. Quindi l'ipotesi di Freud e di Abram, che lo seguiva in questo campo, è molto suggestiva, perché è come se fosse un po' una specie di, come dire, di griglia, di tavola di Mendeleev, per cui gli elementi chimici sono organizzati in termini di complessità, si va dal più semplice a quello più evoluto. E così era la concettualizzazione di Freud, che probabilmente risentiva anche dell'atmosfera scientista del tempo, della teoria dell'evoluzione, dello sviluppo, no? L'ontogenesi ricalca la filogenesi, e così questo tipo di visualizzazione dello sviluppo, diciamo così, della natura o dell'individuo, era un po' una cornice entro cui si scriveva anche parte del pensiero di Freud.